Adesso quattro sane risate, dopo aver conferito negli anni ad altri due celebri comici abruzzesi il premio Civiltà de Mar, si ricorderete Nduccio e Vincenzo Olivieri, ora tocca ad un altro talento abruzzese della comicità. È un pescarese doc, la sua specialità, lo sapete, è il doppiaggio in chiave comica degli spot televisivi nazionali e anche dei film. Di grande successo il suo spettacolo Cabaret in un solo atto, con cui ha girato e gira l'Italia insieme all'altro bravissimo Matteo Laudadio. Ha condotto per 15 anni il programma radiofonico È la fine del mondo e ha partecipato anche alla trasmissione Piacere Rai 1 con l'indimenticabile e abruzzese, tra l'altro nelle origini, Gigi Sabbani, con la bellissima Simona Tagli. Collabora con il cabarettista Gabriele Cirilli, ha vinto tantissimi festival e concorsi per cabarettisti e comici. È con noi Marco Papa. Grazie, buonasera. Ciao Luca, ciao, buonasera. Ciao Marco, che piacere averti qui. Piacere tutto mio. Io ti ho portato un regalo, non rosicate adesso, perché gli ho portato la vera storia di Achille che tutti quanti conoscono, però lui non ce l'ha. Facciamolo inquadrare, Giancarlo, guarda, ecco qui. Ho fatto bene? Sì, hai fatto bene, perché fatto mi mancava questo qui. Bene. E questo è Troy, praticamente. Troy doppiato in dialetto abruzzese. Però devo dire una cosa, mi manca il dialetto marsicano, sia il dialetto aquilano che il dialetto marsicano, perché non riesco ancora ad assimilarlo. Dimmi qualcosa. Ma infatti devo chiamare, quando sto per doppiare, siccome le voci poi sono tutte mie, dai. Non riesco ad avere collaborazioni, perché avere collaboratori è di una difficoltà enorme nel mio lavoro. Certo. Allora tutte queste cose che faccio, tutti questi film doppiati, devono essere per forza fatte con la mia voce, per cui tutte queste voci qua sono del sottoscritto, anche Biancaneve, qualcuno magari su YouTube qualche pezzo c'è, Poison Apple, One Touch of the Poison Apple, che la strega poi fa il tutto. E l'ultimo, sto leggendo qualche battuta. Sì, qualche battutina di personaggi, insomma, carino, però non si posso dire, se avete visto. Senti Marco, ma tu come hai cominciato? Perché io poi a me piace chiederlo a tutti i personaggi importanti che ho l'onore di ospitare da 20 anni su questo palco. Ecco, come si inizia a fare il tuo lavoro, il comico? Non è una cosa che decidi dall'oggi al domani, ce l'hai da dentro da bambino, susciti sempre ilarità con gli atteggiamenti, hai la battuta pronta. Ma guarda, io sono capitato, ci sono caduto per caso, perché poi ho cominciato con la radio. E con Vincenzo Olivieri, sì, infatti abbiamo fatto coppia, esatto, abbiamo fatto coppia per 20 anni, tra l'altro siamo ancora in coppia perché dopodomani esattamente saremo al Teatro Massimo di Pescara con questo nuovo spettacolo che si chiama La Grande Abruzzezza, che fa il verso chiaramente alla grande bellezza. Non l'avete capito subito, sicuramente più bello del film quello lì, insomma, si chiama La Grande molto La grande abruzzezza, perché l'Abruzzo diciamo sempre che è forte e gentile, però non sappiamo i risvolti che ci sono dietro le spalle. Certo. Perché, diciamo che siamo forti e gentili, però effettivamente siamo brutti e zozzi. Quindi la grande abruzzezza è questa, diciamo. Noi cerchiamo di togliere sempre le parti, quelle un po' più laide dell'abruzzese. Dunque, il fatto di iniziare, io ho iniziato con la radio, sì, poi sono andato grande avanti. Grande trampolino della radio. Grande trampolino, generale, sì, infatti certo. È stata una palestra per me e per Vincenzo. Certo. Abbiamo continuato a fare cabaret, poi per un periodo di tempo ci siamo separati e io dalla separazione che c'è stata poi con Vincenzo ho cominciato a fare cabaret a livello nazionale. Sì. E qui mi sono tolto un po' di soddisfazioni perché nel 2003 ho vinto il premio Charlot a Pestum. Sì. Importante riconoscimento. Sì, perché poi tra l'altro c'era una giuria, e questo è una cosa importantissima per chi fa questo lavoro, avere una giuria popolare è diverso dall'avere una giuria tecnica, perché la giuria tecnica ti condanna, la giuria popolare ti premia. Ed essere premiato da 6.000 napoletani in terra napoletana, staccando il secondo napoletano di 4.000 punti, per noi è stato un... Dico per noi perché anche Matteo, divido con Matteo, sì, Laudadio questa vittoria. Lo so, infatti nella presentazione te l'ho ricordato. Ho sentito. Senti, mi hai fatto un regalo, sono un po' ingordo, un altro regalo lo vorrei condividere con loro. Ti posso lasciare qualche minuto pensandoti già qui con uno spettacolo tutto tuo, visto che c'è l'assessore De Angelis? Sì. Dice, questa cosa mette a fare pure l'impresario, no? Ci sono Ferrini e Sestilli, lo fanno molto meglio di me. Sì. Ti lascio un po' con il pubblico. Sì. Marco Papa! Signori, grazie. Grazie, la regia può mandare il filmato che ho portato, perché io ho cominciato con le pubblicità, adesso vi faccio vedere come. Ho cominciato col non sentire il telefono, poi a perdere le parole dei film,
Quando intere frasi hanno cominciato a sfuggirmi, ho capito che avevo un problema di udito e ho deciso di affrontarlo. E allora mi sono rivolta ad Amplifon. All'Amplifon hanno un sistema per programmare l'apparecchio acustico a correggere proprio il tuo tipo di perdita. L'ho provato per un mese che mi ha cambiato la vita. Come va? Ma le 5:30, le 6:15. Nonna, che cazzo la mia vuoi? Maglietta è sporca di cioccolato . E Marco mi ha detto che col rosso sto troppo bene. E non disgraziate su Marco, altro che la no. maglia vuol. Il rosso di Marco sbiadirà. Il rosso di Marco sbiadirà. Sai quanti ne fuoi in botta a Marco di quella maglia? La maglia va cercando Marco. Ma te lo dico io che cosa vuole quel porco, altro che la maglia. Che pulito. Ti ci vedi. E io come sto? Fra un paio di mesi incinta stai se continui così. Scusate, ma è vero che vendete un Golf a 15.950 euro? Sì, 15.950. Ma che vi siete impazziti? Ma se un Golf costa così tanto, figuriamoci una felpa quando la mettete. Guardi, mi si è rotta la lavatrice, eppure ho usato l'anticalcare. Signor, pure a me mi hanno fregato la macchina e c'avevo l'antifurto. Che c'entra? Tu se le fai sticche che non servono a niente. Usa Calfort, così a te non ti si rompe la lavatrice e a me non mi rompi più le palle. Ciao, posso entrare? No martini? No, né martini né giovani. No party. Mari, sciacqua la sella che stasera si cavalca. Ogni volta una grande emozione. Ma come fa? Ma che cazzo ne so, io alzo le mani, questi si mettono a suonare, boh. Ambrogio, avverto un leggero languorino. Ambrogio? Ma... Oh, tra magnimici queste pallotte che se no arvello canarine, mannaggia Eva. Due palle, sembra a rompe. Certo che la signora si tratta bene. Chi c'ha i soldi, che ci vuoi fare? Ambrogio. Oh, signora. Ma dico, senza invitarmi. Stavo giusto appunto preparandole le sue pallotte, signora, e che lei? Ambrogio, sei insostituibile. Signor, come il cesso della stazione proprio. Svizzero? No, sotticelana. Luca, puoi venire? Grazie. Grande Marco. Ma sono troppo buoni. Grazie. Scusate, vado. Io ho condito con un paio di parolacce, ma mi rendo conto che in questo lavoro, se si tolgono tutte le parolacce, l'effetto finisce. Lode a chi riesce a far ridere senza parolacce. Io purtroppo sono uno di quei tipi che purtroppo la parolaccia ce la deve mettere dentro, anche perché nel discorso normale, nel linguaggio comune, certo, di noi abruzzesi non rende. No, e ce la mettiamo sempre. Io diciamo sono un cabarettista di strada, quindi... No, simpatiche tutte, perché lei della lavatrice, guarda, l'hai fatto lì. Questo sera è così distinto, adesso domani penso se la signora gli si ferma e dice mamma mia, se chiamo uno e mi risponde così, con quell'aria poi professionale, sì, questa signora, certo. Ma poi a livello invece musicale. Il contrasto è quello. Il contrasto comico, certo, è questo, certo, assolutamente. Dunque, adesso tu pensa che bello, io ho scelto come premiatore, ma il contrasto è bello per questo, il preside del liceo artistico Belisario del liceo classico Torlonia. Ma certo, questo è arte. Certamente, il professor Ilio Leonio, che è uno sportivo. Ma sì, e quindi, insomma, sì. Ti prego di non attingere adesso al repertorio cabarettistico. Dipende dalla voce, perché io le voci... No, ma tanto lui è capace che ti diventa spalla, perché conoscendo ma Ilio... Ma magari, e poi un preside dell'artistico... Ilio, dai, sportivo. Io che ho avuto sempre un... Buonasera, professor Leonio, si vede
Elisabetta accanto, che lei può essere una spalla ideale. Ho visto che ridivi, forte sto ragazzo abruzzese, un altro talento abruzzese. Grazie, veramente grazie, bravissimo. Grazie. No, grazie, io tra l'altro ringrazio Avezzano, la città di Avezzano, per avermi ospitato in questo premio. Io ho fatto forse un paio di serate ad Avezzano in piazza, ma venire qui al teatro per me è stato veramente un grande onore. Alla corte sia di Luca, che è stato veramente gentilissimo a invitarmi e a darmi questo premio. Vi ringrazio, sono io il primo a ringraziarvi. Grazie, grazie. Grazie. Sì. Grazie. Gli diamo il disco Corazza. Sì. Intanto è il simbolo della nostra terra. Sì, sì. La chimera. Sì. Racconta la storia dei Marsi. Sì. Te lo diamo anche perché tu possa... contro i romani, sì, vincere la tua battaglia da pescarese, da abruzzese. Aspetto il prossimo film 300 e mezzo che dovrà uscire. E te lo diamo anche perché, sì, c'è la chimera che, sì, è un po' il sogno, la speranza. Sì, la speranza. E la speranza è che, sì, un abruzzese diventi veramente il capo ho dei comici. Ho 54 anni ormai, il capo, magari avere 40, 30 anni. Allora, è diverso. Questo è realizzato dai nostri studenti, ragazzi. Sì. Sono 10 opere che abbiamo realizzato, sì, per il Premio Civiltà dei Marsi, sì, ognuno realizzato a sbalzo e cesello è diverso dall'altro. Sì. Quindi sono opere uniche? Opere uniche, quindi... Sì, 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 nessuno uguale all'altro. Nessuno uguale sono all'altro. Ragazzi meravigliosi, capitanati da Stefania Ferella. Bravo. È una mia ideazione, loro la realizzano ogni anno, il preside oramai è mio socio in questa situazione, sì, e sono molto molto contento. Molto nelle bello. Tue mani, illustrissimo signor preside, il premio Civiltà dei Marsi da conferire a Marco Papa. Grazie. Caro Marco, grazie, per la tua intensa e meritoria attività artistica svolta in qualità di esilarantissimo cabarettista, doppiatore, che poi consegue sempre unanimi consensi. Il riconoscimento te lo conferiamo anche perché sei sempre molto carino nei confronti, grazie, di questa terra che ti ha dato i Natali. Insomma, sì, hai l'Abruzzo nel cuore e lo, sì, porti ovunque, sì, Marco. Sì, sì, e si vede. Ecco, io voglio ringraziare Domenico Sistilli ancora, che ti ha portato, e il mio amico Fabrizio Ferrini, perché è lui poi che mi consigliò. Uno forte mi disse a ottobre: Luca, quest'anno ti porto Marco Papa, è vero, grazie, Fabrizio? Grazie. Perfetto, grazie. Grazie a tutti, grazie a voi. Di nuovo. Ciao, buonasera, ciao, ciao Marco. Ciao, grazie. Ciao, grazie a voi.